Cappella pronto con il presentare per il 6.70. Quindi sei un po', immagino che non abbiano mai visto una gara di rally cross. Il Soccer Lab è un allungamento sul piccolo tratto della pista, è obbligatorio per tutti i piloti. Il momento in cui non si fa è a discrezione del pilota, ma va fatto se no viene penalizzato. È un allungamento che normalmente porta via, a seconda delle categorie dello stato della pista, dai 3 ai 5 secondi, quindi abbiamo visto che Vitali e Silvestri in questo momento sono nelle ultime due posizioni, stanno nuovamente riagganciando il gruppo, ma anche per fatto gioca davanti a un figli che si sente in ottime condizioni. Il numero 632, quindi l'Italia che ha recuperato due posizioni. Davanti a tutti continua a macchinare, andiamo alla testa dell'ultimo tiro, quindi chi non ha fatto ancora il gioco a questo momento sarà il momento di Pizzi e di Borbolini, eccoli qua, chi non dovrebbe avere la il passo perché da regolamento l'uscita dal Joker in contemporanea deve favorire chi è in piste non nel Joker. Pizzo alla grande 45-125 il tiro precedente. Bella prova comunque del giovane Borbolini, il Michi Vaglia di trovare l'attacco per la seconda posizione, davanti niente da dire al giusto stesso. Vediamo che alla ruota anteriore destra girata, non sappiamo se è rotta la sospensione o se è semplicemente incastrato, quindi potrebbe ripartire prima che arrivi il tempo, così è in fatto. Peccato. Gara tutta in salita. Thank you.
nella sua posizione, anche se adesso davanti a lui c'è Jason Bosoff, che però deve ancora fare il tocca. Posizione Emilia Roma in prima posizione, 45-424 per Emilia Roma. Suo il destro in questa divisa. Dice sì, fa caccia, adesso fa che te la faccia, insomma. Sedete alla via, come ci è stato comunicato nella prima di queste hit. Andiamo immediatamente a vedere come! Vai in terra,
sospensione, anteriore destra, sembra piuttosto aggirato Marcello. E ne ha ben pronte perché purtroppo in mezzo al caos della partenza. Stringe a destra, stringe a sinistra. E si è trovato così, con un braccio scatenato davanti a Gabriel Di Pietro. Partenza concitata, speravamo che avesse un altro risultato, invece il risultato è che Marcello purtroppo è fuori. Braccio Di Pietro. No, Gabriel! Marcello Pellicone che sia proprio stato tacco a cazzo dare la rottura della sua sospensione anteriore destra. Da Cosa al 732 in quarta posizione, poi Bibischini e Frisco. Intanto Bracco sembra averne un tot totale perché ha allungato brutalmente. Già l'abbiamo visto ieri in ottimo scuola, adesso fa cantare a dire incredibile il giovane Gabriel ha seduto sul piede anche se c'era un mezzo metro buono davanti, forse anche 62 centimetri per quello che riguardava la, il calcio di braccio, non ha mollato e qua però si lascia aperto il braccio al salto sulla sinistra e viene attaccato di tirato da Braccio che a questo punto ha già fatto il trasporto subito per soccorrerlo mentre questa volta sempre ferma in mezzo purtroppo il kart di Marcello Pellicone all'entrata della copertura. Ma il cappottone c'è stato tutto bello, pesante, massiccio. Mi pare che ci sia purtroppo in mezzo Pacciaca che sia stato lui, però già fuori tranquillamente. Adesso vediamo ma non vediamo, potrebbe essere Santoletti come possente, perciò fare nulla di grave, però l'ideale sarebbe che si potesse rimettere sulle quattro ruote il kart di Vacciaga e non ci fosse nulla di rotto. A questo punto andiamo a Fontoia e a vedere, eccolo là, kart di Vacciaga. Ti sei perso il cappottone, mi spiace. Ho filmato, non credo. Dai che noi ci teniamo ad avere i capottoni, anzi ci piace che le gare siano esclusivamente battaglie. Speriamo che non la tesi di Rossi è andata perfettamente ancora con il 6 8 7.
invece perso niente dalla ripartenza, in testa era dopo la prima partenza, poi abortita con la bandiera rossa, in testa è nella seconda, quindi diciamo che senza rettore ce la capiamo. Vicario, riconoscibile in quinta posizione con il suo campo verde, davanti anche a tutti i portoghesi. Decorata così, a gratis. In quarta posizione con il Vicario, sono gli assistenti, questi 17 in pista. E anche Bertoletti, Bertoletti decisamente si è ripreso bene dopo la lotta con relativo capotone da parte di Carlo Bacciaga. Eccolo qui, andiamo anche a vedere se il tempo rende giustizia. Potrebbe dovere. Questa poi in testa. Forse senti di davanti a tutto. Già adesso questo quanto ci dice la classifica.
classifica, quando si dice ciò che riusciamo a scorgere, e quando c'è tutto fortunatamente anche un digitale. Il nostro display non c'è. Michael Giacomo a fondo, ma Marcello Gallagher non molla neanche il centimetro se fa facile. E vanno in Italia il gioco a prima manche, semaforo con Milani, fosforescenti, subito Nicola Giacomotti al suo fianco, con 6:32, abbiamo... Sì! Si gira intanto... Vacciaga ha tirato un bel capostone prima. Vacciaga ha decisamente alzato il piede. Oh madonna, li ho affiancati. Piazza in fondo, talmente in fuoco che adesso prende la via del box. Quindi ritiro per Vacciaga. Allora sono ancora affiancati, io guarda che... Assolutamente dominatore, andiamo a vedere anche il tempo. Un tempo senza regolarissima, corre davanti, troppo messi, tanto sono andati al Joker. Wow, che entra. Guai Gabriel! Grande! Dietro su soffetti, inaspettata all'interno della prena,
quanti anni ha di gioco? No, 15. 15 anni? Ma a 15 anni? L'Italia ancora in difficoltà. L'Italia in difficoltà di due confusioni, adesso è l'ultimo. Vediamo il primo passaggio. Un cambio di Pietro veramente allarma bianchissima. Non so se anche. Dov'è Di Pietro? No, si è fermato! Dai, Cribbio! No, si è perso qualcosa. Quinto. Soppetti davanti il sesto secondo. Poi, con il 7-3-7, andiamo al processo di diversa. Con il Silvestri Di Pietro. Si era fermato 5 secondi, 6. No, non si è girato. Vedi di nuovo, si è fermato di nuovo. Fermo cambio di indietro, precisamente un weekend poco fortunato per il giovanissimo talento italiano, il Charles. Ultimo giro intanto, quindi a questo punto Gabriele Soppetti deve prendere insieme a Silvestri la via del giocatore, così è infatti. Ma dove?
veramente sfortunata, perché non capivamo il suo calo da cosa potesse essere attribuibile. Madonna, cago con una gomma in meno! Grande prova di Matteo Greco ad un attacco incredibile di San Severino. Poi Gallo che si alza di difesa, niente. Madonna! Incredibile! Pizzi riesce a passare da davanti! Ancora una volta, alla grande, Gallo, Pucchiarolo, Giacobossi,
cosa, 8. Hanno già fatto il gioco. E Silvestro stava per passare la posizione. Cosa cazzo è successo? Ha fatto un 360 e si è rimesso in mezzo. Wow. Paura, paura. Andiamo a vedere. Mamma mia! Passa in quinta posizione. Quindi Giacomotti, Ieri stanno lottando per la quinta, Per entrare in finale, alla fine. Velocità con il traversate alla grande, e quindi come fanno ad arrivarmi ancora a questa cosa combineranno, yeah. Che staccatone impossibile. All'entrata della trema non si riesce, poi Pigliarolo
alle spalle di quinta posizione. Giacomotti comandano, hanno fatto ciò che meglio, non ho sentito perché stavo seguendo la battaglia davanti per vedere se chi usciva, adesso i primi 5 che si sono andati al ciò che meglio. Sposta, che... è ora meglio una cosa da esprimere di adrenalina a fatti letteralmente dietro un po' di bocche necessarie che inizia. Ok, Giacomotti di dietro caldo da conquistare questi primi quattro, andiamo a vedere perché chi ci imbarca e ci spendiamo anche qualche tempo sul giro, strepitoso. Grazie.